Le cose dure di vita. Ciao ragazzi! Ciao ragazze! Eccoci qua con un nuovo video a vostra grande richiesta. Siamo andate a fare shopping e Dario e su Instagram abbiamo chiesto: volete vedere il nostro shopping? Sì, poi era tanto che non facciamo video insieme, te. Sei contento di fare sì, un video insieme? Sì, abbiamo pure. Lasciate tanti like se vi piacciono i video con Dario. Adesso iniziamo subito a farvi vedere le cose che abbiamo comprato. Prima di tutto una cosa importante, perché avevamo preso questi stivaletti e in tante su Instagram io, ragazze, faccio sempre video haul, come dico io, li faccio sempre, quindi se voi volete sapere tutti i miei acquisti, i miei outfit che posto, le foto su Instagram eccetera, basta che seguite i miei video haul e lì c'è tutto, perché io periodicamente ogni volta che compro vi faccio i video, così state sempre aggiornati, perché non sempre mi ricordo di taggare le marche, di scrivere su Instagram, preferisco fare i video. Comunque da adesso in poi mi ricorderò di farlo, ma non vi assicuro niente, quindi mi dimenticherò sicuramente, quindi voi guardate i video. E questi qua non ve l'avevo ancora mostrato, un nuovo acquisto stupendo che ho comprato da Pittarusso. E in pratica sono stivaletti che sono molto comodi, li ho presi per outfit, diciamo, giornalieri da mettere, sì, anche con shorts o vestitini per stare comoda. Sono bassi, hanno soltanto un piccolissimo rialzo e sono molto pratici, perché non bisogna aprire lacci ma si apre la cerniera. E la cosa bella è che in caviglia mi vanno abbastanza stretti, perché io ho le caviglie sottilissime. E niente, mi piacciono, sono un po' rock, sono carini, vero? Sì, sono belli. E poi, come me, rock. No, rockstar. E poi questo qua, questo è un vestito con cui ho postato diversi outfit sia sul mio profilo Instagram Carita Dolce, sia sul mio secondo profilo Carita Shop, appunto, che è il profilo del negozio, perché ero andata a Sana e avevo questo vestitino, in tanti mi avete chiesto. È un vestitino di OVS che avevo comprato, c'ha la particolarità della spalla, come anche questa maglia, la spalla scoperta, ed è molto bello, è rosso. Io però lo feci semplicemente un po' accorciare perché era più lungo e non mi piaceva, quindi l'ho fatto semplicemente un po' accorciare, adesso una lunghezza diciamo normale, media, ed era un po' avvecchiotta come era prima. Mi sono fatto accorciare, comunque lo pagai anche poco da OVS, tipo sui 20 euro, comunque è molto bello. E vai, iniziamo con le cose che abbiamo comprato adesso. Allora, da H&M, che trovo sempre un sacco di cose perché comunque costano poco, e alla fine spendo 150 euro perché compro tantissime cose, vabbè. Quindi alla fine, allora, ho preso questa qua, che avevo messo anche la foto nelle IG Story. Prendere o lasciare, mi hanno detto in tantissime prendere, alcune anche lasciare, però comunque è vero che l'avevo indossata. È carina, una tutina senza nulla sotto, quindi era un po' scollata, però secondo me messa con una maglietta anche a manica lunga, no? Che pensi? Sì, potrebbe andare bene anche a manica lunga o a mezza manica. È semplicemente una tutina molto molto da carina, da scolaretta. A me piace questo outfit con ragazzina, sì, con i bottoni, e di jeans nera, è corta con le tasche, neanche tantissimo corta. E anche con una camicetta, una maglietta a manica lunga sotto, vedete? Magari con questi stivaletti che vi ho fatto vedere prima, per renderla più rockeggiante, insomma. Con così. Una bella chitarra. Sì, un mandolino. No, mandolino. Poi ho preso un po' di cose intime, le facciamo vedere? Ma sì, dai, ormai siamo tutti adulti e vaccinati. Ho preso questo che a me piace molto, l'intimo di H&M. Questo qua è un reggisino top, bellissimo il colore. E c'ha appunto questa base sotto tutta ricamata, è molto molto bello. E degli slip, insomma, così semplici, ricamati da abbinare. 3 solo 10 euro! Accattatemi! 10 euro! 10 euro! Poi si può andare al mercato. Ah, questa è bella, questa praticamente è tipo una culotte ricamata, molto molto bella. Mi piacciono molto queste cose ricamate, molto belle. Poi ho preso questo vestitino. Oh, amore, togli la rovescia. Questa è la rovescia. E poi ho preso quest'altro. Beh, anche questo, cioè, raga. Ma tu, indossato? Sì, però le commesse dovrebbero togliere. Ma sapete perché? Perché alla cassa c'era un commesso maschio. E non mi ha tolto la rovescia. Quindi molto meglio le commesse femmine.
scherzo ovviamente. Comunque, raga, ho preso questa che è molto carina, l'ho pagata 35 euro. Avete notato che H&M ha alzato un po' i prezzi, però secondo me ha migliorato anche un po' la qualità. Quindi, bah, ecco. Vabbè, io per ora continuo a comprare, quindi? Poi se alza troppo no, quindi H&M, regolate. Comunque, ma se hai perso due clienti. Sì, infatti, se alza troppo no. Comunque, questa è carina, ed è bello, una camicia, cioè tutt'uno, camicia, maglietta. Io vedete, cerco sempre cose un po' più particolari, però carine. E quindi è tutt'uno così, può andare, non so come può essere, lui l'ha scelta, come può essere indossata. Perché con gli shorts si coprono completamente e poi sembra che c'è solo questa su. Invece con un leggings o una calzamaglia, insomma così, c'ha la camicia, tutto è cucito, quindi è proprio così. È un pezzo. È bello questo rosa, lo trovo molto molto bello e femminile, mi piace molto. E poi questo... solo per oggi questo bel vestino al prezzo, al prezzo di... abbiamo tolto il prezzo, questo però costava di meno, intorno ai 14 euro, se non è poco. Comunque di vellutino ed è un bel colore, sembra un po' quello del reggiseno, sì, ma nemmeno, amore, non è Bordeaux, è sempre un po' rosa se ci fai caso, però è vellutino, è molto molto carino, davanti è così ed è una lunghezza giusta, insomma arriva sul ginocchio e dietro è tutto scollato, però esce solo la schiena, comunque a me sta scollatura dietro non mi piace tantissimo, penso di farmi mettere qualcosa qua per unire, perché poi si apre troppo e non mi piace, quindi farò fare una modifica. Io ho mia mamma che è tutto fare, un po' sarta. Santa Rosa. Anche la mamma di Dario, vero? Sì, anche mia mamma. Fanno queste cose, quindi chiedo sempre aiuto, insomma, per modificare i vestiti, le cose, quindi faccio piccole modifiche. E poi, come se non bastasse, perché io non ho abbastanza beauty, borsette, trousse, non ne ho proprio, ho comprato anche questa, però questa ci voleva amore, perché... Porti cavalluccio. È perché questo c'è una specie di cavalluccio unicorno, che è troppo carino, lilla, brillantinato, che io... Ma no, poi guardo, durano di estate, di canotto, sì. Poi è molto, diciamo... non è rigida, quindi anche in borsa si piega, si fa... Comunque, raga... Io è molto resistente, fare... sì, è resistente anche all'acqua, bravo amore, capito, anche per magari metterci il bagno schiuma in palestra, sì, anche se cade fuori, infatti, però vabbè, adoro, comunque vabbè, io sono vabbè, la regaliamo la prima, io sono matta delle trousse di H&M, comunque l'ho pagata, no vabbè amore, ma l'ho pagata un casino, ma sono pazza, 10 euro amore, 10 euro, ma porta ce l'hai. No, vabbè, ti giuro, ma ero convinta che costasse 5 euro, 9,90. Amo. Particolare, guarda. D'amore, 9,90, lo strofinciare, aiuto, ho paura. Pic, c'è anche Goofy, piccolina. Quindi sono queste le cose. Prima di continuare, c'è anche Goofy, prima di continuare con il mio outfit, amore, fai vedere qualcosa tu, anche allora, da H&M. Io, no, prima questa qua, regalo. Di mia suocera, mi suocero. Ah, è vero. C'è anche uno spazzolino. Guardate una maglietta tutta stracciata, l'ha comprata, mia... quando te l'ha regalata era stirata. Era stirata. L'ha comprata. Vabbè, l'ha comprata in vacanza, quando sì, è stata in vacanza, però alla fine della Rai. Quindi... sì. Vabbè. Accanto. Comunque è molto bella, mia mamma c'ha bei gusti come me, ovviamente. Poi e questa è una bella giacca. Ah, si è comprato questo bel completo da H&M. Sì. Io gliel'ho fatto comprare. Sì, te lo prendi amore. Perché al lavoro ti devi vestire elegante, adesso sei il direttore del Carlita Shop, devi vestirti da direttore. Direttore. Ti ho dato questa nomina, vai. Direttore. Comunque, la bella giacca, la qualità è buona, è però buona, non è che costa poco, è tipo no, di 60 euro. 60 euro. 59,90, sì, quindi vabbè. Euro. Però è buona. Vabbè. E da sotto questo pantalone che è un classico sportivo. Bravo, classico sportivo. Porta tasche americhe, ma non si vede perché niente. Tasca America e tasca frise dietro. Ah, ok. Vedi? E quanto costa? Costa solo 25 euro. Vabbè, tutto il completo vado a fare sugli 85. 90. Amore. No, cioè, non è che poco, vabbè. 75. Vabbè. Dopo fai vedere le scarpe, faccio vedere prima io. Ma... tu basta, sono queste prese? Sì. Economico, mio amore. Allora, da Bata, raga, ho trovato una cosa pazzesca. Finalmente vi svelo l'arcano degli stivali, perché in tante mi dicevano... lei ha preso questi stivali, ho messo la story su Instagram, aiutatemi perché c'erano uguali con le borchie e senza borchie. Io cercavo questi stivali, diciamo, alti sulla gamba, però bassi di tacco, comodi per tutti i giorni. Quali ho preso alla fine? Bata, non si direbbe, ma ho preso
quelli senza borchie. Ma lo sapete perché, raga? Perché alla fine, secondo me, con le borchie erano più belli. Avevano qualcosa in più, avevano tutte le borchie qua. Chi mi segue su Instagram ha visto la foto, e anche qui dietro. Però erano più limitati negli outfit, cioè, nel senso che questo qua magari lo puoi mettere anche di sera con una minigonna, ad esempio, puoi stare comoda senza mettere il tacco. Invece quello lo rendeva così particolare con quelle borchie, che era più roccheggiante da giorno, non so spiegare, era meno elegante. Le calze. Ah, adesso ci voglio delle calze. Comunque è troppo bella perché è comoda, è una scarpa molto comoda, e qua dietro porta questo filo che può stringersi. Quindi per me, che ho la gamba molto magra, è una cosa molto comoda perché si stringe ed è comoda. E la cosa bella è che sono bassi. Io cercavo tantissimo questa scarpa fino al ginocchio, però bassa, quindi perché mi fa stare comoda. Mi piace tantissimo anche con i pantaloncini e le calze che mi ha regalato il mio amore. Ciao, comunque queste scarpe, volete sapere quanto costano? Tipo sui 59-60 euro, però c'è lo sconto del 20% sul secondo acquisto, quindi abbiamo risparmiato un po'. Grazie a me per lo sconto. Sì, perché il mio era il secondo acquisto. E poi ho preso anche un'altra cosa da Bata, ve la faccio vedere dopo. Sì. Ma il mio amore mi ha comprato un regalino. Mi ha scritto anche il biglietto e mi ha messo questa bellissima busta. Sì, che sono troppo belle le buste che fa Dario, e mi ha messo queste calze che sono troppo troppo carine, ragazzi. Allora, queste sono velate e hanno i pois, e queste invece qua sono velate però hanno i cuoricini. Troppo carine, perché le piace il mio. Sì, io amo tantissimo le calze parigine eccetera. Quindi amore, mi ha fatto un bel regalo, perché amo mettere anche i shorts d'inverno magari con una calza più particolare sotto. Grazie amore. E poi quando ero da Bata ho visto una cosa, un piumino, che praticamente cos'era successo su questo piumino, raccontiamo. Allora, l'anno scorso ci hanno rapinato. No, prima di che ti comprare questo piumino, che era proprio bello, era di quelli che sono praticamente sottili però scaldano, quindi perché io odio quei piumini che sembra una palla. Invece questo era sottile, però aveva le piume che ti scaldava tantissimo. Lo pagai anche un bel po', e praticamente un cane mi saltò addosso perché era in calore. Vabbè, tralasciamo. Praticamente mi aggredì e mi strappò tutto il giubbino. Quel giubbino è sempre stato maledetto. Mia mamma me lo riparò sempre perché brava, mi sa delle toppe. Poi cosa successe? Che un giorno non so dove andammo, a Mondragone, vero? Comunque non mi ricordo dove. Ci scassinarono la macchina, ci ruppero il vetro per rapinare non so cosa volevano prendere. Giubbini. E alla fine scoprimmo, dopo qualche giorno ci accorgemmo: oh mio Dio, ma i nostri giubbini erano nel cofano e ce l'hanno rubati. Quindi alla fine hanno preso il mio giubbino, che costava tipo giubbino. Adesso mi devo comprare tanto un giubbino costava, di pelle nera. E da lì ho detto: io non mi comprerò mai un giubbino costoso, perché una volta l'ho fatto e se lo sono fottuto, mandate a quel paese. Quindi alla fine, mentre giravo da Bata, ho trovato questo piumino che, credetemi raga, è tipo uguale a quello che volevo io. Sempre con lo sconto del 20%. Pagato con lo sconto. Allora, costava molto di meno da quello che pagai io quell'altro, 49,90, quindi 50 euro. Però con lo sconto del 20% è venuto su 37. Quasi 40 euro, quindi pochissimo. Ed è praticamente, io spero che mi tenga calda. Comunque è molto carino addosso. È un piumino molto sottile, quindi non ingombrante. C'è anche una fascia laterale elastica. E anche il cappuccio, come lo desideravo io, che si può anche togliere con la cerniera. Quindi mi piace molto questa cosa. Quindi ringrazio Bata per aver creato questo giubbino come quello, e spero che non si rubino anche voi. Poi guardate, lo potete a pallottolare e non si va a pallottolare e lanciare, non farlo. Okay. Ok, fai vedere le tue scarpe in tutto questo. Ragazzi, il top del top. Sono belle queste scarpe. Lo scontrino. Spiega che l'avevi vista a Bologna. L'avevo vista a Bologna queste scarpe. E se ne era innamorato. Meno male che l'abbiamo trovata a Bata al Campania, perché sennò dovevamo andare a Bologna. Ci toccava andare a Bologna a comprare scarpe. Vai, falle vedere, sono belle. Sono un po' al vecchiotto. Ma guarda il vecchiotto. Vicino a me c'è un ragazzo più spinto. Ecco, guardate come sono belle. Scherzo. Sono belle davvero, sono semplicissime. Semplice, sì. C'erano anche altre più particolari, ma lui ha preferito queste semplici, quindi va con bene così. Quella di... Sono un po' lucide. Un po' lucide, sì.
sono un po' lucide. Quindi com'è, te la coda di? Di serpente, no. Di rospo. No, ma che cavolo ne so sta coda che è? La coda di come? Cioè? Di lucertola. La lucertola. Vabbè, amo, va avanti sta coda, cacchio ce ne frega. Insomma, di gabbiano. Ma quale gabbiano? Quelle che sono le scarpe fatte col gabbiano? La coda di gabbiano ti rimane dietro. Ah, la forma. La forma. Vabbè, non ci pensa. Comunque sono belle, sono delle belle scarpe eleganti da Homma ogni tanto. Homma, frate. Invece sempre con quel bel completo. Grazie, ragazze, e andatevi a comprare la vostra fidanzata. Sì, però non è che guadagni la percentuale, che ti frega. Ah, però sono belle, però, veramente. Se volete fare un regalo. E secondo me, adesso dico una cosa che alla fine, in tutta tranquillità, perché alla fine non abbiamo comprato tutto noi, però davvero, Bada, secondo me, fa delle scarpe di qualità, sì. Sono buone. Io quando le compro mi durano per tanti anni, quindi ce li spendo con piacere i soldi. Bada, regalaci qualcosa! Scherzo, Bada! No, quale scherzo? Bada, faccio un regalo! No, vabbè. Ah, scherzo. Raga, speriamo che questo video vi sia piaciuto. E poi, lo scontrino. Ah, sì, la testimonianza è il fatto che abbiamo pagato. Abbiamo pagato, che... Bada, regalo, perché questa volta abbiamo pagato, a questa volta non abbiamo pagato. Vabbè. Entriamo senza pagare! Comunque, raga, tanti like per Dario per la nostra stupideria. Speriamo che questo video vi sia piaciuto. Noi vi mandiamo tanti baci, baci, baci. Vi aspettiamo a Carita Shop. Venite a trovarci a Tutti Quarto, in provincia di Napoli. Facciamo una bella foto assieme. Mua.